Io sono Giulia e normalmente vivo sulla mia barca a vela, ma in queste settimane sto esplorando l'Ecuador con uno zaino in spalla. Iscrivetevi al canale e unitevi al viaggio. Nell'episodio precedente abbiamo trascorso la prima giornata alle Galapagos, immergendoci nella natura selvaggia. Oggi continuiamo ad esplorare le meraviglie di Isla Isabela. Buongiorno amici, è il secondo giorno qui a Isla Isabela, alle Galapagos, in Ecuador, e stamattina visitiamo un centro per la protezione delle tartarughe. La popolazione di tartarughe qui a Isla Isabela ha subito moltissime perdite in passato a causa di eruzioni vulcaniche e a causa di animali introdotti dall'uomo, come maiali, cani e altri animali, che costituiscono dei predatori per i piccoli di tartaruga e per le uova. E in questo centro qui i rangers si occupano di tenere sotto controllo la popolazione delle tartarughe e di assicurarsi che questa specie non si estinga. Ci sono diversi tipi di tartarughe, tra cui quelle con il guscio piatto, che non si trovano in nessun altro posto del mondo, ma soltanto qui alle Galapagos. Le tartarughe di terra ferite in natura vengono soccorse dai rangers che assicurano la continuità della specie. I piccoli vengono accuditi nella riserva e poi rilasciati all'età di 6 anni, quando non hanno più predatori. Alle Galapagos le tartarughe si cibano di foglie e di frutti simili a piccole mele, che sono velenosissimi per l'uomo. Dopo la visita alla riserva, abbiamo esplorato la laguna vicina alla ricerca dei fenicotteri rosa. Dopo una passeggiata sulla spiaggia, siamo tornati all'ostello per fare il check-out e trasferirci in un ostello molto molto più carino sulla spiaggia, Hostal La Jungla. Abbiamo appena cambiato sistemazione per le prossime due notti qui a Isla Isabela. Abbiamo lasciato il vecchio ostello e siamo arrivati in questo qua, che è bellissimo, è proprio sul mare, abbiamo la vista mare dalla camera e saranno due giorni molto belli. Oggi andiamo a fare una gita di snorkeling in un posto che si chiama Tuneles. Sono tunnel di lava, perché su quest'isola ci sono 6 vulcani e tutta di formazione vulcanica, e quindi faremo per tutta la giornata snorkeling, un po' di trekking, e non vedo l'ora perché questo è veramente un posto che voglio visitare da quando ho pensato di venire alle Galapagos. Sembra veramente bellissimo, quindi andiamoci insieme. Siamo poi andati al molo per iniziare la nostra gita e il molo, come sempre, era occupato da un gran numero di leoni marini.
Siamo saliti sulla barca e siamo partiti. La prima tappa della gita è stata La Roca, un grande scoglio isolato popolato da leoni marini e da una colonia di Sula piedi azzurri, che hanno davvero i piedi azzurri. Siamo poi arrivati in prossimità dei tunnel di lava e abbiamo avuto la fortuna di avvistare un pinguino delle Galapagos. Si tratta di un pinguino molto speciale, in quanto è l'unica specie che si trova a nord dell'equatore ed è ad altissimo rischio di estinzione. Quando abbiamo fatto ingresso nella zona dei tunnel di lava, sono rimasta a bocca aperta. Avevo visto qualche foto prima della gita, ma non mi aspettavo che le formazioni vulcaniche fossero così maestose. L'intera zona, a perdita d'occhio, si presenta come un sistema di tunnel sottomarini di roccia abitati da pesci, leoni marini e tartarughe, che sono gli unici a sapersi orientare. E sopra il livello del mare, isolotti e ponticelli di roccia vulcanica sono ornati da cactus e mangrovie e abitati da diverse specie di uccelli. Non vedevo l'ora di entrare in acqua. Amo fare snorkeling ed esplorare il mondo sottomarino, soprattutto in un posto così. La prima creatura ad accogliermi una volta entrata in acqua è stata un pinguino, che nonostante la sua timidezza ha posato per me e si è anche tuffato accanto a me. Non siamo stati molto fortunati con la visibilità, ma ciò non ci ha impedito di nuotare insieme ad animali meravigliosi. Thank you.
Ho sempre avuto paura al pensiero di vedere uno squalo, ma dopo aver nuotato insieme a questi squali pinna nera, del tutto innocui, provo il desiderio di incontrarne altre specie, anche se magari più temute. E dopo tutta l'attività fisica della giornata, alla sera ci siamo rilassati in spiaggia. Buongiorno amici, iniziamo un'altra giornata super calda qui all'Equatore, siamo sempre a Isla Isabella alle Galapagos e stamattina faremo colazione per la prima volta. Non abbiamo mai fatto colazione perché non abbiamo mai trovato niente di aperto, ci siamo sempre alzati prestissimo, tipo alle 6 con le prime luci, anche prima delle 6, e non abbiamo mai fatto colazione. Finalmente stamattina andremo a prendere un buon caffè, spero di trovare un buon caffè da qualche parte, non bevo caffè da tipo 5 giorni. Finalmente beviamo un buon caffè dopo giorni e giorni che siamo senza caffè. Povera illusa, il caffè qui è solo quello liofilizzato. E questo è il momento in cui ho capito che non avrei bevuto caffè per un mese intero. Dopo colazione siamo ripartiti in bici lungo la spiaggia e siamo tornati al posto segreto nascosto dalle mangrovie per esplorarlo con la bassa marea. Poiché la marea era bassa, sono riuscita ad uscire dal groviglio di mangrovie e ho scoperto uno scoglio popolato da una grande colonia di sula piedi azzurri. Un'iguana ha nuotato accanto a me. Pellicani enormi mi hanno sorvolata e sulla piedi azzurri in formazioni di tre si sono esibiti nei loro tuffi. Come potete intuire, questo luogo mi ha davvero affascinata e per questo l'ho voluto visitare una seconda volta. Ma è ora di lasciare la foresta di mangrovie e andare a salutare i nostri amici leoni marini. Nel pomeriggio siamo andati di nuovo a Concha de Perlas per fare snorkeling, sperando che la visibilità fosse migliore della volta precedente. E lo era. Il panorama sottomarino è apparso molto diverso, più nitido e con colori più forti. Thank you.
Come per salutarci prima della nostra partenza del giorno successivo, i leoni marini hanno deciso di nuotare con noi, esibendo tutta la loro acquaticità, cosa che forse non ci si aspetta quando li si vede stravaccati su una panchina a dormire. The feathers in my hair and braids around my waist, I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Ooh, ah. Ooh, ah. We all strive to be more. We all long for. Viva la vida. A bit lighter and freer. I'm so happy to see you. E così, avvolti nell'ultimo tramonto di fuoco, abbiamo salutato l'isola. Rimanete con me la prossima settimana, quando esploreremo le altre isole delle Galapagos e faremo incontri molto speciali nell'acqua cristallina.